Ultima gara dell'anno, di fatto, per la futura Teramo, che giocherà sul campo del Teams Catania, squadra che ha degli obiettivi ben precisi, quello di provare a prendersi il primo posto in classifica in vista dei playoff. Sì, il calendario ci ha dato questo bel finale. Noi siamo ormai stiamo cercando di dare, insomma, di riuscire a tirar fuori tutte le motivazioni per finire bene, per fare la miglior settimana possibile, e quindi è anche una bella trasferta. Sicuramente la partita è motivante perché l'avversario è un avversario forte, è un avversario che farà i playoff, probabilmente da seconda, anche se è così sull'equilibrio, ancora potrebbe accadere di tutto, insomma. Diciamo che comunque la futura Teramo non va e non vuole partire battuta in questo incontro, soprattutto per cimentarsi contro una delle grandi di questo campionato. Ma quella è sempre una delle motivazioni, no, che si ha per preparare la partita, per fare una bella settimana. Noi stiamo abbastanza bene, cercheremo di dare come sempre il massimo sul campo. Poi vediamo cosa ci regala l'emozione dell'ultima di campionato. Alla vigilia dell'ultima giornata di campionato, proviamo a tracciare una sorta di bilancio da quando è arrivato qui a Teramo. Ma allora, un bilancio su 2 mesi e mezzo, su 2 mesi e mezzo, 3, non è semplice. Io sono, e questo capita spesso quando si subentra, si è un pochino in un altro momento, no? Rispetto al momento in cui è la società e la squadra. Abbiamo avuto un inizio abbastanza complicato per regolarci un pochino sul modo di lavorare, eccetera, e poi siamo entrati pian piano. Abbiamo anche avuto, diciamo, un girone di ritorno dove abbiamo avuto 11 partite fuori e solo 4 in casa. Però, insomma, io ho la soddisfazione di aver portato la squadra proprio nella penultima partita giocata in casa a un picco di prestazione. Questa è la cosa importante, soprattutto quando poi non si ha un vero obiettivo su cui lottare, no? Quindi è un pochino più difficile.